bambini si stanno divertendo. Sì, oggi tantissimo, con la frappa animazione stiamo facendo quello che è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia. Siamo qui insieme a tutte le scuole di Alcamo e ne volevo approfittare per ringraziare i dirigenti che ci hanno permesso di farli qui ospiti, e oggi pomeriggio vi vorremmo invitare per il convegno. Saremo qui insieme a tantissime persone, adulti soprattutto, appunto per sensibilizzare, cercare comunque di spingere quelli che sono più possibili i diritti dei bambini. Cerchiamo appunto di invogliare anche i bambini a venire qua attraverso i giochi per capire quelle che sono le tematiche fondamentali. Diritti dei bambini, i bambini piace divertirsi, però sono anche molto attenti a quello che fanno gli adulti, no? Vi posso dire che la nostra tattica fondamentale è questo qua, di alternare la lezioncina tra virgolette con il gioco, in modo tale da avere sempre la loro attenzione bella viva e attiva. Allora, oggi al convegno peraltro si discuterà anche di loro in maniera molto più professionale, diciamo, ecco, non faremo i giochi ma faremo proprio un'attività molto più sistemata e molto più delineata. Stiamo, come dire, celebrando la giornata internazionale dei diritti del bambino e dell'infanzia. Abbiamo colto la palla a balzo, nel senso che la Frappè Animazione ha organizzato questa giornata e naturalmente noi UNICEF non potevamo non essere presenti. La nostra presenza qui è stata essenzialmente per provare a spiegare ai bambini con un linguaggio quanto più semplice possibile alcuni articoli della Costituzione, perché la Convenzione è una vera e propria Costituzione dei bambini, una Convenzione che è stata fatta dall'UNICEF, alla quale hanno aderito, hanno fatta propria almeno 187 paesi nel mondo. Abbiamo spiegato ai bambini il diritto alla nutrizione, il diritto alla salute, il diritto alla pace, il diritto all'amore, che nella nostra società, insomma, sono delle cose quasi scontate, ma non è così in altre realtà dove non c'è da bere, non c'è da mangiare, non ci sono vaccini e soprattutto non c'è pace. I bambini recepiscono molto queste cose, vero? Assolutamente sì, talvolta più dei grandi, si immedesimano tantissimo, anche se credo che loro non si rendano conto della loro fortuna. Abbiamo fatto oggi l'esempio di avere sete e chiedere alla maestra: maestra, posso bere? Come se la maestra dicesse: sì, andiamo al bottino, andiamo a prendere l'acqua al bottino, perché ci sono bambini che per andare a bere, per prendere l'acqua, devono fare magari 6 km all'andata, 6 km al ritorno.